o vedremo come poter andare a creare una progettazione agraria. Quindi, innanzitutto, avendo un piano quotato di punti topografici presi e ricavati col GPS, andare a sviluppare quello che è innanzitutto il modello digitale del terreno originale. In questo modo procederemo quindi andare sul menu CAD, polilinea, andiamo quindi a scegliere perimetra punti topografici e andremo a perimetrare il nostro disegno. Innanzitutto andremo sul layer specifico e confermiamo e andiamo a creare il nostro limite di contorno. Andiamo sul modello modelli 3D, elabora DTM. E ci andremo quindi a creare quello che è il nostro DTM scegliendo il layer specifico. Eccolo qui. Quindi abbiamo creato una prima fase, quello che è il nostro modello DTM. Da questo modello DTM spegniamolo un attimo, quindi andiamo sulla vista dei layer, spegniamo un attimo il DTM, notiamo che esistono appunto dei punti di vincolo. Andremo a prendere in considerazione un punto di vincolo che ci permetterà quindi di andare a delimitare quello che è il canale di scolo principale. Quindi andiamo innanzitutto e soprattutto oltre al canale di scolo andare a indicare quelle che sono poi le pendenze di riferimento per convogliare tutta l'acqua nello scolo. Quindi innanzitutto andiamo su polilinea e andiamo a sceglierci i due punti di vincolo. Quindi andiamo a tracciare anche una linea di riferimento in modo tale che riusciamo poi ad identificarlo. Ecco fatto, quindi questi due punti saranno i nostri punti di vincolo. Cosa dobbiamo andare a fare? Andare nel menu progettazione, piani di progetto e andare a creare i nostri piani di progetto di riferimento. Andremo a scegliere innanzitutto quelle che sono i piani per passante per due punti in pendenza data. Cioè, in questo modo andremo a scegliere quelle che sono le quote dei due punti nostri di vincolo di riferimento. Fatto questo, possiamo andare a creare la pendenza del piano una volta verso destra, una volta verso sinistra. Quindi andiamo a mettere 0,5 verso destra, salva progetto, quindi mettiamo piano destro. Ok, e la stessa cosa faremo verso il lato sinistro. Quindi andiamo a scrivere piano sinistro. Fatto questo, abbiamo generato quelle che sono i due piani di progetto. Andiamo a chiudere un attimo i piani di progetto e andiamo a verificare nella lista progetto, eccolo qui, piano destro e piano sinistro. In questo modo andremo quindi poi a generare, grazie a questi piani di progetto, le pendenze delle ballature per convogliare all'interno dello scolo. Fatto questo, quindi procediamo a generare quelle che sono le linee di riferimento per le ballature. Quindi innanzitutto andiamo a spegnerci quelli che sono i layer, che dei punti da rilevare, e spegniamo anche un attimo quello che è il piano di progetto attivo, che al momento non ci serve ancora, quindi andiamo a spegnere il piano di progetto. Ok, e con limiti ballature, polilinee, ci andiamo a delimitare quelle che sono le nostre limiti delle ballature. Ora, per velocizzare un po' il processo, io andrò a fare solo uno verso destra, uno verso sinistra, in modo o cerchiamo in qualche modo di andare a riempire quella che è l'area di interesse. Quindi procediamo al primo vertice, dovremo andare a generare quelle che sono dei rettangoli. Quindi andiamo a utilizzare anche lo snap prossimità. Ok, e facciamo chiudi polilinea. Questo è un primo lato e così via. Quindi procediamo a fare un altro riferimento. Ok, punto prossimità e chiudiamo. Quindi un altro vertice, proviamo a chiudere qui e fare chiudi polilinea. Ecco qui, vedete, già ho delimitato quelli che sono i limiti. Continuiamo e poi procediamo quindi a creare le ballature. Ok, abbiamo terminato quello che è l'inserimento delle linee del limite delle ballature. Andiamo adesso nel menu progettazione e
e procediamo quindi a utilizzare quindi la funzione progetta ballature. La prima cosa da fare però è andare ad attivare quindi il piano di progetto. Andiamo ad attivare prima quello destro e procediamo quindi a fare la progettazione delle ballature di riferimento. Ci portiamo ovviamente sul layer su cui abbiamo creato ballature, progetta ballature, lato destro, prendiamo, selezioniamo la polilinea del perimetro, scegliamo la pendenza minima laterale 1.5, pendenza da 1.5, e abbiamo creato la prima ballatura e procediamo per tutte le ballature sul lato destro. Ok, continuiamo a creare quello. Ok, 1.5. Ora procediamo a fare anche il lato sinistro. Quindi cambiamo il piano di progetto attivo e ripetiamo. Ok, stesso 1.5. E così via, 1.5. In questo modo abbiamo generato quelle che sono il progetto delle ballature. Ora non ci resta che procedere a eseguire quello che è raccordo con il limite esterno. Per fare ciò, dobbiamo procedere a generare quello che è il accendere di nuovo quello che è il DTM di riferimento, ok, e spegniamo un attimo quello che è ballature. Fatto questo, possiamo procedere quindi a innanzitutto andare a utilizzare la funzione sempre nella progettazione agraria intersezione DTM con vincolo esterno. In questo modo seleziono la polilinea del vincolo, quindi un attimo che devo portarla in primo piano, quindi procediamo in questo modo, quindi selezioniamo, andiamo su menu CAD, ordine, porta in primo piano. In questo modo accendendo quindi il DTM ci permetterà quindi di avere la linea sopra. Quindi procediamo di nuovo progettazione, intersezione con DTM, selezioniamo la polilinea di primo di vincolo. E layer DTM andiamo a selezionare quello che è le ballature. In automatico lui mi va a generare in automatico quelle che sono i volumi di stereo e riporto e dalla delta della Z possiamo cercare in qualche modo di andare a compensare quello che è il valore di residuo. Ovviamente volume di riporto, quindi possiamo quindi andare a selezionare poi quelle che sono, eccole qui, andiamo a creare il DTM di progetto. Quindi ci chiederà di andare a selezionare un altro layer DTM progetto. Aggiungi layer, ok, selezioniamo e quindi mi avrà creato, andiamo a spegnere qualche layer in modo da vederlo meglio, quindi andremo a verificare, ecco qui, questo è il nostro DTM di progetto. Ora non ci resta che andare a generare quello che è lo scolo di riferimento. Lo scolo di riferimento sarebbe la nostra linea di passaggio che avevamo delimitato precedentemente in questo punto per creare quello che è lo scolo. Andiamo su progettazione, inserimento fossi e scoline. Quindi iniziamo a innanzitutto a determinare quelli che sono i vertici, primo vertice, secondo vertice. Ok, base minore del fosso 1.5, base maggiore 5. Altezza 1.5. E in questo modo abbiamo generato, andiamo a vedere un attimo nella vista 3D, abbiamo generato quello che è il piano di progetto del nostro praticamente del nostro terreno e quindi abbiamo quindi definito quello che è appunto
la progettazione dell'agraria della nostra area di interesse.